addirittura ci prova da tre quarti di campo. Vediamo quello che succede. Il tiro, splendido, splendido gol, fantastico gol di Roberto Carlos. È rimasto veramente di sale Barthez, immobile su questa punizione con taglio esterno sinistro. Palla nel sacco tra l'incredulità di Barthez e direi di tutto lo stadio. Se siete appassionati di calcio, non potete non conoscere la punizione più famosa della storia del gioco. La prodezza balistica di Roberto Carlos, che avete appena visto, è il gol di apertura dell'argomento della storia di oggi, il torneo di Francia del 1997. Sigla. Giugno 1997, mancano esattamente 372 giorni al fischio d'inizio del Mondiale di Francia 98, il primo torneo iridato a 32 squadre. La Federazione Calcistica Francese pertanto ha deciso di organizzare una grande prova generale nell'estate del 1997, il torneo di Francia. Siamo in un'epoca in cui l'egemonia FIFA e UEFA c'è, ma non ha ancora totalizzato completamente i calendari calcistici. La Confederations Cup è appena finita sotto il patrocinio della FIFA e si disputa in Arabia Saudita a dicembre dello stesso anno. Solamente nel 2001 diventerà la vera e propria prova generale del Mondiale. Quattro squadre invitate, il Brasile campione del mondo, la Francia organizzatrice, l'Italia e l'Inghilterra. Girone all'italiana, si gioca in 4 delle 10 città organizzatrici. Parigi con il suo Parco dei Principi, Lione, Nantes e Montpellier. Calcio d'inizio il 3 giugno con Francia-Brasile. Il torneo di Francia inizia appena 5 giorni dopo la finale di Champions persa dalla Juventus contro il Borussia Dortmund e con gli ultimi due turni mancanti della Liga Spagnola. Mi spiego meglio, il Barcellona cedette alla Seleção Ronaldo il fenomeno capocannoniere per le ultime tre giornate di campionato in piena lotta per il titolo con il Real Madrid. Le squadre. La Francia, padrona di casa, viene da due mondiali consecutivi di assenza ma da una semifinale persa ai rigori ad Euro 96. Il suo CT è Aimé Jacquet, vice dell'ex selezionatore Gérard Houllier, subentrato dopo la clamorosa mancata qualificazione ad USA 94. La stella della sua nazionale è Zinedine Zidane, il fantasista della Juventus. Con lui un gruppo di giocatori che si stanno affermando nel calcio europeo. C'è la sensazione di avere a che fare con una generazione d'oro. Jacquet è un uomo morigerato e sobrio. L'apparenza non conta, conta la sostanza. È inviso a buona parte della stampa francese, con cui avrà un rapporto pessimo durante tutto il suo mandato. Le critiche più feroci riguardano due esclusioni eccellenti. Sì, perché le stelle assolute del calcio francese in realtà sono tre, il già citato Zidane, David Ginola ed Eric Cantona. Gli ultimi due però non ci sono, già che non li convoca. Andiamo nel dettaglio. David Ginola è soprannominato Le Magnifique, fa faville in Premier League dove gioca. Non fa più parte però del giro della nazionale dal 1995. Perché? Bisogna tornare indietro di 4 anni, siamo al 1993, precisamente il 17 di novembre. Ultimo turno delle qualificazioni UEFA a USA 94. La Francia si sta giocando il passaggio del turno con la Bulgaria. Ginola, dopo una grandissima prestazione contro Israele, viene lasciato in panchina da Houllier. Il talento francese apprende la notizia durante un'intervista. Entra in campo nel secondo tempo, ma ha la testa altrove. Minuto 90, manca poco alla fine, Ginola ha il pallone in attacco. Potrebbe tenere il possesso lottando per far passare i secondi, che mancano per staccare il pass per gli Stati Uniti. Invece tenta un cross sul secondo palo che funge da detonatore per il contropiede della Bulgaria, che segna e getta la Francia nel dramma. Houllier va in conferenza stampa e attacca il suo giocatore. David sa giocare a calcio, peccato abbia il cervello di un bambino dell'asilo. Ha commesso un crimine contro la Francia. Ginola da quel momento sarebbe stato fischiato da tutto il paese. Rientrerà a nazionale, voluto da Jacquet, l'unico ad averlo difeso nel post-eliminazione. Ma uno screzio con i tifosi francesi durante una gara contro l'Azerbaigian, vinta per 10-0.
No, non si può andare avanti così, e non verrà più convocato. Anni dopo, riguardo al successo del 98, dirà: quanto penso a quella Coppa del Mondo vinta senza di me? Tutti i giorni. Eric Cantona invece è il giocatore faro della Premier League e del calcio francese durante tutti gli anni 90, nel bene e nel male. L'11 maggio del 1997 ha giocato la sua ultima partita della carriera. Ha annunciato il ritiro ad appena 30 anni con una stagione da 50 partite, 15 gol ed il quinto titolo inglese appena messo in bacheca. Aimé Jacquet lo ha pubblicamente insignito dei gradi di capitano e leader tecnico appena giunto al comando della nazionale. Ma il 25 gennaio 1995 avvenne il celebre episodio del calcio al tifoso del Crystal Palace e Jacquet non lo convocò più. Passiamo al Brasile invece. I verdeoro sono impegnati nel tour di preparazione alla Coppa America del 97, con la prima gara da giocarsi in Bolivia appena 3 giorni dopo l'ultima partita del torneo di Francia. È una squadra in cui la gioventù sposa l'esperienza, unisce la formazione campione del mondo del 94 con la nuova generazione capeggiata dal giocatore più forte del pianeta, Luiz Nazário da Lima, Ronaldo, attaccante del Barcellona, da 47 gol in 49 partite nella stagione 96-97. Il suo futuro però è lontano dalla Catalogna. Nei giorni del torneo di Francia in onda la grande telenovela dell'estate 97, il suo passaggio all'Inter. Una telenovela ben raccontata da Sky nel 2021, nello speciale Storia di Matteo Marani, ovviamente super consigliato. Insieme a Ronaldo c'è la funambolica ala mancina De Nilsson, il cui trasferimento dal San Paolo al Betis nel 1998 strapperà al fenomeno il record di trasferimento più oneroso della storia del calcio. Grande attenzione anche per i due terzini, Roberto Carlos, ex Inter, e adesso al Real Madrid, e Cafu, già campione del mondo del 94 ed in trattativa con la Roma proprio in quei giorni. A questi aggiungiamo i grandi esperti su tutti Dunga e Romario. Obaixinho è rientrato in nazionale ad inizio 97, la sbornia di felicità post vittoria mondiale lo aveva consacrato in un paese che lo idolatrava, ma sentiva di non avere più stimoli. L'esplosione del fenomeno era un'opportunità da non lasciar sfuggire. La Roró, così chiamata dalla stampa brasiliana, nelle 4 partite giocate ha segnato un totale di 10 reti, 6 Romario e 4 Ronaldo. Se Francia e Brasile hanno già staccato di diritto il pass per i mondiali del 98, lo stesso non si può dire d'Italia ed Inghilterra, rivali nello stesso girone e, con gli azzurri in quel momento, davanti agli inglesi. Decisiva sarà la sfida dell'11 ottobre del 97 a Roma. Anche l'Inghilterra si presenta in Francia da semifinalista dell'ultimo europeo, in casa del 96 e, come la Francia, sconfitta ai rigori. Ha un nuovo CT, Glenn Hoddle, che ha sistemato il grande problema delle ultime selezioni e Tre Leoni, la difesa, passando ad una più moderna zona mista. Anche per l'Inghilterra il torneo di Francia è l'opportunità per inserire in un gruppo già solido quanto di nuovo sta offrendo il calcio inglese, su tutti il 7 del Manchester United, David Beckham, ed il suo compagno nei Red Devils, Paul Scholes. Poi ci siamo noi, Cesare Maldini è il CT della Nazionale dal gennaio 1997, subentrato da Arrigo Sacchi. Non è molto contento della scelta di partecipare al torneo e non nasconde il proprio disappunto. La vecchia dirigenza della Federcalcio aveva preso questo impegno e noi dobbiamo onorarlo, anche se mi rendo conto che il periodo è difficile e non è semplice trovare stimoli. Ne convoca 23. Le novità sono il libero del Bologna Torrisi, il centrocampista del Vicenza Maini ed il fresco capocannoniere della Serie A Pippo Inzaghi, appena passato dall'Atalanta alla Juventus. Tra i convocati ci sarebbe anche Eusebio Di Francesco, esterno del Piacenza ma costretto a declinare a causa dello spareggio salvezza che gli emiliani dovranno affrontare contro il Cagliari. Al suo posto rientra Attilio Lombardo dopo 2 anni. Altre novità, i rientri di Gianluca Pagliuca, ormai rassegnato al ruolo di vice Peruzzi, ed Antonio Benarrivo. Del Piero e il capitano Paolo Maldini però sono usciti malconci dal finale di stagione. Alla classica domanda su Roberto Baggio, Cesarone risponde: se fosse stato disponibile l'avrei chiamato come vice Zola. La maglia numero 10 quindi va sulle spalle di Demetrio Albertini, reduce dalla sua miglior stagione a livello realizzativo in carriera. La sfida inaugurale è tra i campioni del mondo in carica del Brasile e la Francia organizzatrice. Polemica francese nel prepartita con tanto di possibile boicottaggio paventato dai giocatori transalpini per una diatriba tra lo sponsor tecnico della nazionale Adidas e i vari sponsor individuali. Alla fine sarà accordo. Jacquet schiera la Francia con il 4-2-3-1. Davanti il riferimento è Florian Maurice. Alle sue spalle Ibrahim Ba, Zidane e Pires. Panchina iniziale per Thuram e Djorkaeff, stelle della nostra Serie A.
Brasile con il classico 4-2-4, davanti la Rorò, Leonardo ed il fantasista del Barcellona Giovanni gli esterni. Il primo tempo vede la Seleção assoluta protagonista. Al 22esimo punizione per il Brasile, rincorsa lunghissima di Roberto Carlos, esecuzione Mancini. Magia balistica. Una traiettoria studiata anche da scienziati francesi, addirittura oggetto di conferenze in ambito scientifico. Barthez ebbe a dire: quando ho visto partire il tiro ho pensato, problema risolto, quel tiro finisce sulla luna. La palla invece baciò il palo e finì alle spalle del portiere transalpino. Il Brasile insiste, Pires soffre la verve di Cafu ed i padroni di casa non riescono ad imporsi sul piano del gioco. A questa Francia sembra manchi un po' di fantasia. Tra il pubblico spunta una bandiera con su stampato il volto ed il nome di Eric Cantona. Nel secondo tempo si sveglia Zidane, accompagnato da Ibrahim Ba, fresco milanista. Un cross di quest'ultimo libera Moris che calcia, Taffarel respinge. Arriva Mark Keller che fa 1-1. Finisce così con Zagallo che chiosa, partita vera, sono contento di aver accettato l'invito. Il giorno dopo a Nantes ecco l'esordio di Italia ed Inghilterra, Italia con il 5-3-2 con Benarrivo al posto di capitan Maldini a sinistra e Di Livio a destra, Casiraghi e Zola davanti. Inghilterra con un simile ma più offensivo 3-5-2 che vede Scholes e Beckham mezzali, mentre davanti Shearer in panchina con Ian Wright e Teddy Sheringham titolari. Finirà con un netto 2-0 per la squadra di Hoddle, assoluto protagonista Paul Scholes che metterà in vetrina il proprio talento, prima con un lancio di 40 metri per Ian Wright che si mangia Ciro Ferrara e poi calcia per l'1-0, poi segnando il gol del raddoppio, prima sconfitta della gestione Maldini. L'Italia però perde Ciro Ferrara per infortunio, mentre fa il suo esordio Giampiero Maini, anche se quella rimarrà la sua unica esperienza in nazionale. Sembriamo spremuti a livello fisico, la nostra Serie A è finita appena 3 giorni prima della sfida contro l'Inghilterra. Questo non ferma Michel Platini, co-presidente del comitato organizzativo del Mondiale 98, che accusa l'Italia di scarso impegno. 2 giorni dopo è già tempo di Francia e Inghilterra, con il nuovo successo degli inglesi nel finale grazie ad un gol di Shearer. L'8 giugno invece a Lione è il momento della sfida più attesa, Italia-Brasile, riedizione della finale dell'ultimo mondiale. Sarà una partita generazionale, iconica, un vero e proprio spot per il calcio mondiale e soprattutto consegnerà il torneo di Francia agli annali. Maldini rivoluziona la squadra, ancora 5-3-2 ma con Panucci per l'infortunato Ferrara, mentre gli esterni saranno Lombardo a destra e il rientrante Paolo Maldini a sinistra, con un attacco tutto bianconero formato da Bobo Vieri ed Alex Del Piero. A Fabio Cannavaro l'ingrato compito di marcare Ronaldo. Il Brasile invece ripresenta la stessa formazione della gara d'esordio con l'eccezione di Denilson al posto di Giovanni. Pronti via, l'Italia passa subito in vantaggio, Vieri e Del Piero si invertono i ruoli. Il primo rifinisce, il secondo segna di testa anticipando Cafu. Siamo in vantaggio. Passa un quarto d'ora, punizione dalla distanza, Albertini calcia di potenza verso la porta di Taffarel. Deviazione di Aldair, pallone in rete, 2-0 Italia. Ritmi forsennati, non c'è tempo per respirare alla faccia della stanchezza di una stagione lunghissima sulle gambe. Minuto 30, Brasile in avanti, scambiano Denilson e Roberto Carlos, siluro mancino del terzino ex Inter, deviazione di Lombardo, gol, 2-1. Nel secondo tempo il Brasile spinge sull'acceleratore con Ronaldo e Denilson che sembrano imprendibili. Ma anche noi abbiamo un giocatore imprendibile, di nome fa Filippo Inzaghi, alla prima delle sue 57 presenze azzurre. Il capocannoniere della Serie A, subentrato a Vieri, riceve palla in area di rigore, prende posizione, Aldair lo tocca, va giù, calcio di rigore, dal dischetto va Alex Del Piero che segna il 3-1. Ma se ti chiamano il fenomeno, motivo ci sarà, ed infatti Ronaldo approfitta del primo ed unico errore di Cannavaro, riceve palla, supera in un fazzoletto Costa Curta e segna il 3-2. Nel finale forcing verde-oro, Ronaldo tocca lateralmente, Romario si avventa sulla palla, sguscia in mezzo a tre azzurri, mette a sedere Pagliuca e accompagna il pallone in rete. Fischio finale e standing ovation, uno spettacolo degno di una vetrina mondiale. Maldini è soddisfatto, Zagallo pure. Le argomentazioni dei giornali dell'epoca il giorno dopo per celebrare la partita sono più o meno le stesse di oggi. Più giochismo, meno risultatismo, oppure più potere alla fantasia dei calciatori, meno tatticismo. L'avete già sentito, no? Le ultime 2 gare del girone, dopo una sbornia di divertimento come la sfida di Lione, fanno da cornice al torneo. Il Brasile batte l'Inghilterra per 1-0 con gol di Romario e vincerà anche la successiva Coppa America, mentre Italia e Francia pareggiano 2-2 con i gol azzurri di Del Piero e Casiraghi.
mentre per i padroni di casa, Djorkaeff e Zidane. Nacque quella sera la Francia che 13 mesi più tardi alzò al cielo di Parigi la prima Coppa del Mondo della sua storia. Sì, perché Djorkaeff e Zidane, nei 20 minuti giocati assieme, dimostrarono a Jacquet che la fantasia mancante era nella coesistenza delle due stelle di Inter e Juventus. Il torneo fu vinto dall'Inghilterra con Alex Del Piero capocannoniere. Vorrei chiudere però la storia di oggi con un'altra immagine diventata simbolo di quel torneo. Uno scatto universalmente riconosciuto tra i più iconici della storia del gioco, perché anche l'arte può essere dipinta su di un campo da calcio. Ronaldo, in un momento tecnico di assoluta onnipotenza, contrastato in doppio tackle da Paolo Maldini e Fabio Cannavaro, due dei migliori difensori di sempre. Non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino a qua e ricordarvi di iscrivervi e mettere un mi piace se il video, appunto, è stato di vostro gradimento. Un saluto ed un ringraziamento dal Processo Football Club.